studio Viviana Sammito. Buonasera, l'avete sentito? No all'autonomia differenziata, diverse le proteste in tutta Italia. Una manifestazione si è tenuta anche oggi pomeriggio davanti alla Prefettura di Catania. Ce ne parla Sara Donzuso. <susurrisa> No all'autonomia differenziata, è quello che dicono in tanti a Catania come in altre città del sud e d'Italia eh, per delle manifestazioni che sono state fatte proprio oggi nel giorno in cui approda in Senato il disegno di legge proprio dell'autonomia differenziata. Si teme soprattutto per il sud Italia, soprattutto per la Sicilia che possono essere molto di più dislivelli rispetto al nord in termini di servizi per quanto riguarda la sanità, per quanto riguarda l'istruzione. E si punta il dito contro il governo Meloni perché ci sono tanti costituzionalisti che dicono che questo disegno di legge è sbagliato ma il governo Meloni va lo stesso avanti. Il governo Meloni, la Lega, la maggioranza hanno di fatto ridotto gli stanziamenti, i trasferimenti per la Sicilia, per il sud di 15 miliardi di euro, penalizzando erogazione di servizi, la scuola pubblica, la sanità pubblica e peraltro la cosa grave è che questo, questo disegno di legge non ha neanche la possibilità di essere discusso adeguatamente. Infatti sono stati contingendati i tempi e, e entro il 19 si avrà il voto finale al Senato per poi passare il, il disegno alla Camera e liquidarlo prima eh, di Pasqua e quindi renderlo operativo. Il primo effetto è che eh, la distribuzione delle risorse tra le regioni italiane certamente verrà eh, alterata e non possiamo pensare in tutta onestà che verrà alterata a favore delle regioni del sud dal momento che il grosso delle regioni che chiedono l'autonomia differenziata stanno al nord certamente non favorisce il sud in quale misura lo danneggia ancora non lo sappiamo perché c'è la discussione sui livelli essenziali di prestazione che sembrerebbe prioritaria rispetto all'avvio delle, delle misure dell'autonomia differenziata dalla Commissione Territorio e Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana arriva l'ok okay, al eh, disegno di legge in materia di urbanistica ed edilizia per sanare le case abusive al mare, costruite a 150 metri dalla battigia. Il testo è pronto per approdare in aula per l'approvazione definitiva. Facciamo il punto nel servizio di Valentina Frasca. Via libera maggioranza in commissione territorio e ambiente all'Ars al disegno di legge in materia di urbanistica ed edilizia che si propone di salvare le case abusive sul mare costruite in Sicilia prima del 1985 entro i 150 metri dalla battigia. Hanno votato contro i gruppi di opposizione Movimento 5 Stelle, PD e Sud chiama Nord. Cartalo definisce un tentativo di fare chiarezza e di disciplinare una volta per tutte una materia complessa e ingarbugliata. Per queste case costruite poco prima del 1985, anno in cui la legge ha introdotto i limiti di edificabilità. Quelle abitazioni sono state, tra virgolette, autorizzate, non c'era ancora il limite dei 150 metri dal mare, subito dopo sono, erano nel limbo fra il prima e il dopo al limite dei 150 metri. Questa norma vuole mettere chiarezza finalmente a un fatto che, tra virgolette, involontario, sia da parte delle amministrazioni locali, sia da parte dei cittadini che avevano comunque fatto l'investimento. È una legge che semplifica molto e che soprattutto si adatta alle richieste fatte dagli enti locali, dei commercianti, dei, delle categorie delle produttive. Tutte coloro che sono stati durante il percorso della legge uditi, ascoltati. Il presidente Carta lancia un appello alla collaborazione e al buonsenso. Il principio è di salvaguardia dei. Gli interessi pubblici, invece, è stata, è stata dettata una notizia che era come se stessimo permettendo di ricostruire di nuovo nella soglia dei 150 metri, non è vero, eh, sarà permesso semplicemente in quel tratto di tempo la salvaguardia di quello che non era normato. Movimento 5 Stelle, PD e Sud Chiama Nord intanto parlano dell'ennesimo ed intollerabile sfregio all'ambiente targato centrodestra. Siamo di fronte a norme che fanno carta straccia della strategia europea che punta all'azzeramento del consumo di suolo entro il 2050 e che pagheranno a caro prezzo le future generazioni. Oggi in Aula a Palermo il processo nei confronti di Rosalia Matteo Messina Denaro, la sorella dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro ad un anno. Dal blitz e dall'arresto, la donna è accusata di associazione mafiosa. Un anno fa l'arresto del fratello Matteo Messina Denaro, ex superlatitante, deceduto il 25 settembre. Stamattina si è tenuta l'udienza preliminare al Tribunale di Palermo per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Rosalia Messina Denaro, arrestata a marzo per associazione mafiosa. Nessuno ha chiesto la costituzione di parte civile, come solitamente accade in questo tipo di processi, né gli enti locali, né l'associazione antimafia. È considerato un caso singolare. È considerato il ruolo di Rosalia nella latitanza trentennale del fratello Superboss secondo la procura di Palermo la donna ha gestito le comunicazioni e gli affari di Matteo Messina Denaro piazzando una microspia nell'abitazione della donna, gli investigatori sono riusciti a risalire al capo mafia latitante anche ai suoi fiancheggiatori e alla rete dei sudali Rosalia aveva nascosto nella gamba di una sedia dove i carabinieri cercavano di piazzare una cimice una sorta di diario clinico del fratello ammalato di cancro al colon, grazie al pizzino nascosto da Rosalia, i carabinieri scoprirono che col nome di Andrea Bonafede, identità prestata dal geometra di Campobello di Mazzara, Messina Denaro era in cura alla clinica La Maddalena di Palermo, dove il 16 gennaio di un anno fa scattò il blitz con l'arresto. All'udienza di oggi sono state illustrate dalla difesa della donna una serie di eccezioni preliminari. Il procedimento proseguirà il 29 gennaio e come dicevamo un anno fa l'arresto del superlatitante ricostruiamo le tappe in questo servizio di Marco Scavino il nome del vicolo San Vito cambierà in via 16 gennaio 2023, lo ha annunciato il sindaco di Campobello di Mazzara, Giuseppe Castiglione, davanti alla platea di studenti radunati al Cine Teatro Olimpia. Il vicolo San Vito è stato scoperto come ultimo covo dove si nascondeva il boss latitante Matteo Messina Denaro. Erano le 9.15 di un anno fa quando l'Agenzia Nazionale Stampa Associati, l'ANSA, batteva... Arrestato Matteo Messina Denaro. Dalla cattura dell'ultimo boss stragista di Cosa Nostra sono passati appena tre minuti. Montone griffato, cappellino di lana in testa e al polso un orologio da 35.000 euro. Mi chiamo Matteo Messina Denaro, risponderà poi ai militari del ROS. Con l'ex latitante finisce in carcere anche un imprenditore di Campobello di Mazzara, Giovanni Luppino, il suo autista. 50 volte lo aveva portato alla clinica. Ad incastrare le microspie in un locale della casa della sorella Rosalia Messina Denaro, nella gamba di una sedia, una sorta di diario clinico del boss, malato da due anni di un gravissimo cancro al colon. L'8 dicembre la macchina investigativa riesce a comparare i dati e trovare un profilo che potrebbe coincidere con quello del boss. Il suo nome è Andrea Bonafede, un geometra di Campobello, nipote del capomafia Leonardo, ma quando il paziente Bonafede risultava in cura alla Maddalena, il vero Bonafede era da tutt'altra parte. Il sospetto prende corpo. Il 14 gennaio si scopre che due giorni dopo, lunedì 16 gennaio, Andrea Bonafede sarebbe stata alla clinica. Si organizza il Blitz. E va in porto. Dopo l'arresto, Matteo Messina Denaro viene portato nel supercarcere dell'Aquila. È un susseguirsi di scoperte, dalla rete dei fiancheggiatori, delle sue amanti che lo hanno aiutato nel corso della latitanza, ai pizzini, agli appunti, ai soldi, 800.000 euro in contanti sequestrati. Inizia una nuova fase delle indagini: ricostruire i 30 anni di latitanza del capomafia. Interrogato più volte, Messina Denaro accetta di rispondere, ma precisa: Non mi pento. Morirà la notte del 24 settembre nel reparto detenuti dell'ospedale dell'Aquila dopo aver oltretutto riconosciuto la figlia naturale Lorenza. Si terrà domani alle 13 davanti al GIP del Tribunale di Palermo l'udienza di convalida per il fermo di Andrea Cangemi, il ventenne accusato dell'omicidio del coetaneo Francesco Bacchia, avvenuto sabato notte fuori dalla discoteca Medusa di Balestrate in provincia di Palermo. Cangemi deve rispondere di omicidio preterintenzionale. Oltre a lui sono indagati per rissa cinque giovani, di cui due minorenni che non sono ancora stati interrogati dalla procuratrice per i minorenni, Claudia Caramanna. Resta il giallo sul momento del delitto. L'autopsia sarà eseguita giovedì. Il sindaco di Partinico, Pietro Rao, ha sospeso in segno di lutto gli eventi di carnevale. Per venerdì è prevista una fiaccolata dal titolo «Poteva essere mio figlio insieme per la vita» comportenza da piazza municipio affinché questi fatti tragici non accadano più ha detto il sindaco Pietro Rao. Ancora violenze denunciate eh, nei confronti eh, di eh, da parte, soprattutto da parte di sacerdoti nei confronti di eh, minorenni, un altro prete è sul banco degli imputati a Siracusa la prima violenza risale quando la vittima aveva 9 anni, era a casa del prete Salvatore Cunzolo che oggi di anni 67 ex cappellano militare. Parte da questa circostanza la denuncia del giovane che oggi ha 23 anni, il quale ha raccontato di aver subito abusi fino all'età di 18 anni quando padre Cunzolo era prete a Francofonte. Oggi al Tribunale di Siracusa l'udienza preliminare per discutere sulla richiesta di mio giudizio è slittata per sanare il vizio di notifica al secondo difensore nominato dall'imputato, così come rilevato dal legale della parte civile. L'udienza preliminare è stata fissata al prossimo 30 gennaio. Il religioso era già stato sospeso dallo stato clericale la scorsa estate dal vescovo di Pana degli Albanesi, dove era impiegato il cappellano. Era stato il vescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, ad aver accompagnato la vittima a sporgere denuncia e avviare il processo canonico nei confronti del prete. Comunque, Vada aveva scritto alla vittima sui social qualche giorno prima dell'udienza preliminare: Io ho il cuore sereno, sereno di aver fatto la cosa giusta per proteggere anche i tanti. Tanti che in questa come in altre storie come la mia hanno tacciuto e a cui dico di denunciare, non abbiate paura. Aumentano le denunce nei confronti di preti accusati di violenza sessuale, per citarne uno dei più noti e recenti, cioè quello dell'ex prete di Enna Giuseppe Rugolo, per il quale la PM Stefania Leonte ha chiesto 10 anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di minori. Scarcerato dal Tribunale del Riesame, l'avvocato civilista di Siracusa, sottoposto lo scorso dicembre agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di una cliente, secondo la denuncia ai carabinieri della vittima, l'avvocato ha approfittato del proprio ruolo per soggiogarla, costringendo a consumare un rapporto sessuale. Il Tribunale del Riesame, non condividendo le motivazioni del GIP, ha annullato l'ordinanza e disposto la messa in libertà dell'indagato per mancanza dei gravi indizi del reato contestato. Dubitando dell'attendibilità del racconto della vittima, si legge in una nota dei carabinieri del comando provinciale di Siracusa. I numeri relativi alla dispersione scolastica sono ancora preoccupanti in Sicilia e in provincia di Ragusa. Per questo oggi è arrivata in visita la sottosegretaria all'istruzione Paola Frassinetti. Valentina Frasca. L'Istituto Comprensivo Capitano Puglisi di Marina di Acate e l'Istituto Fabio Besta di Ragusa sono le due scuole che il sottosegretario all'istruzione Paola Frassinetti ha visitato questa mattina in provincia di Ragusa nell'ottica di un impegno, di una presa di impegno nella lotta contro la dispersione scolastica. Con lei il direttore dell'Osservatorio regionale sulla dispersione scolastica, il dottore Giuseppe Pierro. La scelta delle due scuole non è stata casuale, si tratta infatti di due degli istituti che in provincia sono maggiormente impegnati nella lotta per l'appunto contro il fenomeno della dispersione. L'impegno del governo è alto sulla dispersione scolastica perché siamo consapevoli che sia una delle più grosse piaghe del sistema educativo. Abbiamo un obiettivo di ridurla eh, negli anni di ridurre anche il divario tra nord e sud e per questo il ministro ha promulgato l'agenda sud già lo scorso anno che prevede lo stanziamento di risorse nelle regioni meridionali proprio per andare incontro alla, a questa piaga della, della dispersione scolastica. Puntiamo molto sulla formazione degli insegnanti e anche sull'aumento del personale scolastico in alcune scuole. Puntiamo sull'orientamento e sul suo potenziamento per dare l'opportunità agli studenti di avere una scelta consapevole, di poter avere una scelta consapevole nelle scelte future e il docente tutor che è stato istituito che segue i ragazzi con progetti personalizzati perché per combattere la dispersione scolastica Bisogna attrarre lo studente e renderlo eh, partecipe sempre più in, incluso nel percorso e quindi più un progetto è personalizzato e più ovviamente lo studente si sente coinvolto e avrà meno occasioni di abbandonare la scuola. Spero che vengano assunti seri provvedimenti per Amaggio nei confronti delle due studentesse che hanno realizzato, girato... Un video di cattivo gusto che ironizza su Denise. Pipitone ragazzi, quest'oggi siamo qui a Accudelli. Andremo a trattare anche un argomento molto spinoso perché abbiamo qui Denise Pipitone di dove è finito il buon senso? È la domanda che migliaia di persone si stanno ponendo in queste ore in relazione a un video di due studentesse del liceo Mario Cutelli di Catania che ironizzano su Denise Pipitone, la bimba scomparsa a Mazzara del Vallo nel settembre 2004. Un video da alcuni definito goliardico, anche se sarebbe da definire di pessimo gusto. Le due teenager infatti scherzano sulla scomparsa della piccola Denise, dicendo che fino ad adesso era stata nascosta nello sgabuzzino della scuola. Video che era stato tolto e che la famiglia di Denise ha voluto rendere di nuovo pubblico, con la speranza scrive in un posto Piera Maggio, che vengano presi dei giusti e seri provvedimenti in merito, che servono a far comprendere che non tutto può essere attribuibile a un gioco, in particolar modo quando nuoce e fa del male a chi ne soffre. Il rispetto e la sensibilità in questi casi dovrebbe essere d'obbligo, questo serva da lezione, conclude Piera Maggio. La signora Maggio, inoltre, da noi raggiunta telefonicamente, ci dice che il suo pensiero è quello che leggiamo sul posto su Facebook e che bisogna tenersi ai fatti che lasciano desiderare. Cosa ancora più grave è che alla fine del video c'è l'aggiunta di un dettaglio che fa riferimento a Matteo Messina Denaro, a cui mandano un abbraccio. Abbiamo provato a parlare con la preside, ma i giornalisti non possono entrare. Abbiamo scritto un'email, ci risponderà. è proprio Gli alunni dell'istituto Vergadi di Modica hanno sospeso la protesta per la mancanza di riscaldamenti. Il punto nel servizio. S Hanno ripreso i lavori, ho recuperato tutti i materiali, direi a quanto pare si sono fermati perché non avevano materiale a disposizione per poter continuare gli allacci e la alla sostituzione dei tubi vecchi. E adesso anche questo è stato risolto? Sì. Da lunedì dovrebbe essere tutto nella norma. Mi auguro di sì e si lo auguro i miei docenti, il mio personale e soprattutto i miei ragazzi. Non solo l'attesa di oltre cinque mesi per eseguire dei lavori già noti e segnalati dal preside e dagli alunni l'anno precedente, ma anche la mancanza di materiali a cantiere aperto ieri, che non ha permesso il prosieguo dei lavori. Emerge questo dall'interlocuzione avuta tra l'Istituto di Istruzione Superiore Giovanni Verga di Modica e il Libero Consorzio Comunale. Ieri la protesta degli studenti per le aule fredde e prive di riscaldamenti. Oggi gli alunni hanno scelto di sospendere lo stato di agitazione per le rassicurazioni ricevute per mostrare fiducia, come già fatto in precedenza per oltre 5 mesi all'ex provincia regionale di Ragusa. Speriamo, diciamo, che questi lavori possano essere portati al termine anche perché si prevede anche quello che è un diciamo, anche un nuovo abbassamento delle temperature e ovviamente rimanere in classe con temperature così basse non è l'ideale, soprattutto per noi studenti. Alla base del malcontento ci sono le tempistiche per la realizzazione dei lavori. Il problema all'impianto di riscaldamento era emerso già l'anno precedente e il dirigente scolastico e gli studenti avevano già segnalato il disservizio. I lavori, quindi, erano noti al libero consorzio comunale e potevano essere eseguiti prima. C'è però un po' di rammarico perché questo problema si trascina dall'anno scorso. Che è esattamente quello che i ragazzi hanno fatto notare alla provincia perché c'è il momento in cui si sa che c'era l'esigenza in qualche modo si poteva anche anticipare l'intervento che oggi si sta rivelando risolutivo. Certo, va compreso che sicuramente la provincia si deve occupare di tutte le scuole, ma è anche vero in ogni caso che il problema era già stato evidenziato già alla fine dello scorso anno scolastico. Quindi era estremamente probabile che il problema che c'era non si poteva risolvere da solo. Quindi questo tipo di interventi magari si poteva benissimo anticipare. Il commissario dell'ex provincia non è in sede e quindi purtroppo resta insoddisfatta la domanda perché il libero consorzio comunale di Ragusa non ha agito prima. Interrogativo a cui risponderà ci auguriamo il commissario Patrizia Valenti non appena rientrerà a Ragusa. Sono nove le misure cautelari messe dai carabinieri che hanno sgominato una banda dedita ai furti a Catania. Era specializzato in furti il gruppo criminale disarticolato dai carabinieri di Catania che questa mattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di nove persone per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti contro il patrimonio e ricettazione. I primi arresti in flagranza sono stati fatti nel dicembre 2021. 12 furti contestati che hanno fruttato circa 120.000 euro. I componenti del gruppo criminale provenivano da Librino. L'operazione condotta dai carabinieri di Grevina e San Giovanni La Punta è stata denominata gioiello ed è la conclusione di una Indagine andata avanti tra giugno e dicembre 2021. Indagine scattata dopo un furto a San Giovanni La Punta e che ha visto la collaborazione di una testimone oculare che ha consentito ai carabinieri di risalire all'identità del palo. Grazie alle indagini si è fatta luce sui furti effettuati al gruppo criminale nei comuni di Catania, Grevina di Catania, San Giovanni La Punta, Sant'Agata, Libattiati e Tremestieri e Tenneo, gruppo capeggiato da un trentasettenne catanese. Per le indagini importanti anche le riprese acquisite dalle telecamere di videosorveglianza. L'area furtiva, soprattutto gioielli veniva portata presso i ricettatori due fratelli titolari di una gioielleria catanese in viale Mario Rapisardi, destinatari anch'essi di misura cautelare proprio per il ruolo che avrebbero svolto. I due, dopo che si accertavano dell'autenticità dell'oro, ripulivano i monili da pietre e da possibili altri inserti non di loro interesse, per rendere più difficoltoso un possibile riconoscimento da parte delle vittime, per poi procedere, dopo la pesa al netto, all'appagamento in contanti in favore degli autori dei furti. Arrestata una 33enne per tentata rapina in una macelleria di Floridia nel Siracusano. La donna ha preteso del denaro dal titolare e davanti al rifiuto del commerciante ha afferrato un coltello dal banco minacciando l'uomo. La reazione istintiva del macellaio ha messo in fuga la donna che è stata subito individuata, identificata grazie alle telecamere di videosorveglianza arrestata e posta ai domiciliari. C'è una breve pausa pubblicitaria, siamo da voi tra poco. Ancora, ben trovati in studio per la seconda parte di MTG: l'uccisione del cane Aaron a Palermo, ha dato l'input alla creazione di un pool di magistrati che si occuperà dei reati di maltrattamento e uccisione di animali il gruppo di lavoro è stato creato dal procuratore Maurizio De Lucia che ha pubblicato un interpello, una sorta di concorso interno per raccogliere richieste dei sostituti di far parte del pool le ragioni ha motivato De Lucia sono le più varie vuoi per lo sfruttamento della forza animale vuoi per le corse clandestine di cavalli vuoi per i combattimenti clandestini tra cani o altri animali sui quali si innestano le scommesse di certa delinquenza periferica anche organizzata a tacere dell'esistenza di realtà anche se clandestine di macellazione di animali da carne, di commercio di animali da compagnia senza alcun tipo di controllo veterinario e comunque al di fuori delle autorizzazioni di legge anche in violazione della normativa fiscale così il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia ancora una volta vandali in azione a Catania Sta spopolando questo video sui social si vede che le stanno imbrattando i muri. Cioè, incredibile, questo video francamente non l'avevo ancora visto. Io avevo messo sui social la foto. Ecco, è un ragazzo, un ragazzino felpa nera, cappuccio in testa e bomboletta spray in mano, pronti per imbrattare l'ennesimo muro. Succede a Catania e questa volta il bersaglio scelto è l'edificio che ospita nella città etnea un calzaturificio in via San Giovanni Bosco, in pieno centro storico. Simbolo anarchico e messaggio chiaro. Fuoco alle galere, no 41 bis. Il video dei ragazzi che imbrattano con scritte i muri sta facendo il giro dei social con migliaia di visualizzazioni. È stato pubblicato nella pagina in civiltà Catania e noi lo guardiamo insieme alla propria di questa struttura, a indagare la questura Atenea. La questura è già venuta qua, sì, le sta dicendo che sta indagando. Ma sì, sta indagando e lo farà fa coprire queste scritte a spese proprie. Ma guarda, mi sta veramente disturbando. Lei tra l'altro... sacrificio incredibile, vedere questo moccioso imbrattare i muri, è incredibile, guardi. Lei ha ridato di coro un'azienda qui che era completamente abbandonata. A questo ambiente perché era un ambiente fatiscente, mi creda, adesso è un po' si è rivalutato e vedo in mano questo ragazzino, guardi che imbratta i muri. E è successo che mi hanno tagliato il cancello per portarsi via un motorino. <ride> questo è successo quanti anni fa? Quattro anni fa? Hanno tagliato la cancellata, guarda. guarda. Ma questo che ha fatto il video non lo poteva bloccare. Cioè, incredibile, no? omertà, eh? Siamo sempre in Sicilia, questo mi dispiace. Il capitolo servizi sociali è assente dai bilanci comunali, la denuncia del Presidente dell'Anfas di Modica Giovanni Providenza. Da una lettura delle delibere di approvazione dei bilanci comunali di molti comuni siciliani, compresi i comuni del Distretto 45 Modica, Ispica, Pozzarle e Scicli, risulta scomparsa dai capitoli di spesa la voce servizi sociali, voce importante e considerevole per far fronte ai bisogni dei cittadini e la denuncia del presidente dell'Anfas di Modica Giovanni Provvidenza. Lo Stato destina alle regioni e tramite queste a distretti specifici fondi per finanziare la rete ordinaria di interventi e servizi sociali. Questa però non può essere una giustificazione per l'ente per smettere di investire nel settore, anche perché ci sono prestazioni, l'Asacom nelle scuole, centri diurni e non solo che sono di competenza comunale che pertanto dovrebbero essere inserite in bilancio. Eventuali fondi aggiuntivi dovrebbero essere usati per implementare servizi già messi a capitolo e già esistenti, non per erogarli ex novo. Ci chiede come mai, che è successo, anche se ci sono atti e giudizi della Corte Costituzionale in cui dice anche comuni in dissesto o semi in dissesto devono dare i servizi essenziali a seconda LEVAS eh, perché i, i, i bilanci sul, sul mondo del sociale sono molto importanti, dagli immigrati ai bambini con disabilità, ai ragazzi con disabilità alle famiglie in difficoltà e tanti altri. Abbiamo contattato gli assessori di competenza dei comuni del distretto 45. In tutte le città hanno confermato che i servizi di competenza comunale sono assicurati. L'assessore ai servizi sociali del comune di Modica, Chiara Facello, precisa che a seguito della pubblicazione della nota redatta da Anfas Modica è stata mia cura estrarre dal bilancio i capitoli che riguardano i servizi dedicati alla persona. In particolare, vi sono dei capitoli dedicati all'area disabilità, anziani e minore servizi scolastici quali ASACOM, indigenti e servizi dedicati a minori stranieri non accompagnati. È davvero tutto con questo servizio, grazie per la cortesa attenzione a voi tutti, buon proseguimento di serata.